allo stadio delle Vittorie di Arconate, torna in scena dopo due anni, seppur in amichevole, il derby con l'Arconatese, campione d'inverno del girone A di eccellenza lombarda con il Verbano. La Bussese passa in vantaggio al decimo con Grandi. Il 2-0 arriva al 33esimo con Mapelli. Al 35esimo Bianchi fa 1-2. Al 59esimo Volpini pareggia. Tre minuti più tardi, lo sfortunato tocco di Bisceglia ribalta il risultato. Al 67esimo, Rampinini fa 4-2. A riaccendere la luce, in casa granata ci prova Mapelli. Sfortunato, la palla va a sbattere sulla traversa. A 7 dalla fine, Morigi fa poker. L'ultimo ad arrendersi è sempre Plumbai. Arconatese batte Bussese 5-3. La bella Bussese, vistasi nell'ultima battaglia con il Varese, si è persa nella nebbia di Inveruno e dovrà necessariamente ritrovarsi domenica prossima a Carno, dove sarà battaglia. Si apre con la Caronnese, grande protagonista della passata stagione, il secondo campionato in Serie D della Bussese. Bussese decisamente sfortunata al 25esimo. La punizione di Patrini passa sotto la barriera e fa 1-0 Caronnese. Al 20esimo del secondo tempo arriva di testa il pareggio di Alujai. Al 38esimo del secondo tempo Moretti dal dischetto ribalta il risultato. Bussese 2, Caronnese 1. All'ultimo assalto, Maier segna la rete che fissa il punteggio sul 2-2 finale.